Ciao Sonia. Ciao Carlo. Allora, i Ludomastri sono pronti per giocare ancora con voi, ragazzi, anzi sempre, perché poi il nostro lavoro è quello di inventare giochi, ma anche di far giocare bambini, ragazzi, Ma di giocare adulti anche a noi, e eh? di giocare anche noi. Oggi proveremo un gioco che è un po' particolare, intanto perché è stato inventato da uno scienziato, da un matematico, economista, guardate quante cose, che si chiamava John Nash. Che ha pure vinto il premio Nobel per l'economia Quindi mi dici che anche gli scienziati giocano? e anche i matematici, soprattutto loro in realtà. E quindi la mia idea è che a scuola si possa giocare anche quando fai matematica, quando fai italiano, qualunque disciplina puoi giocare. In questo caso levi la logica. Il Va bene, proviamoci. gioco è semplice. Guardate, c'è una mappa a esagoni. E bisogna cercare con il proprio colore di unire un confine. Per esempio, io ho i confini questi, devo unire questo confine con quest'altro confine, mentre Sonia deve partire da qui per arrivare dall'altro lato. Sonia, vuoi provare anche tu? Proviamo. Ognuno mette un simbolo di un proprio colore. Però lo puoi mettere dappertutto, eh? Attenzione. Quindi se posso metterlo anche Anche qua? qua sì, puoi anche bloccare. E il trucco è proprio questo. Si continua sino alla fine cercando di bloccare l'avversario. Vince chi riesce a creare una linea continua con tutti quanti i suoi pezzi senza essere ostacolato dall'avversario. Buon gioco, ragazzi! Ciao!